personale di questo capitolo che potremo finalmente integrare con gli altri. Passo subito la parola a Gabriella. Sì, io spero di essere chiara e breve, che sono due qualità non sempre facili da raggiungere. Allora, il libro io l'ho ritenuto molto interessante, intanto perché sta chiaramente dalla parte delle piante, no? La nazione delle piante giustifica poi il professor Mancuso spesso questa termine nazione, no? Come E anche col fatto che ci mette la Costituzione di questa nazione. Ma io l'ho visto anche, lo interpreto continuamente nella sua lettura come una metafora di quello che, di una riflessione più lunga, di quello che noi dovremmo riflettere, ossia io interpreto non letteralmente quello che dice Mancuso, ma il fatto di un confronto continuo tra la nazione degli uomini e invece la nazione di un mondo che noi spesso dimentichiamo, come quello delle piante. Allora, Mancuso fa delle osservazioni, secondo me, molto interessanti, che spesso, anche quando insegniamo scienza, ci dimentichiamo, ossia il fatto che la Terra è la sede di una vita non data per se stessa, non per sempre, non in una continuità infinita, ma in una vita che vive della terra e la terra alimenta come poi, quindi continuamente, la vita, quindi si alimenta della terra. Cioè, questo doppio vincolo, terra e vita, Mancuso ce lo mette non solo in confronto con le piante, ma con un sistema biologicamente molto complesso che noi spesso dimentichiamo. Ecco che dimentichiamo che l'atmosfera è così fragile, dimentichiamo che siamo diciamo, collegati con l'atmosfera e che ci alimentiamo di un'aria che a volte noi contribuiamo a rendere impossibile. E che le piante invece ossigenano in questa diciamo, relazione forte che hanno con la terra. Dunque, l'avviso che secondo me pone Mancuso è: dimentichiamo che siamo in questo sistema di vita. E questo sistema di vita è un sistema di vita fragile. Fa dei riferimenti rispetto a questo che mi sembra molto 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 interessanti. Ci ritornerò un attimo dopo, se mi è consentito. E ritornando al nostro sistema di vita, lui dice: pensiamo che stiamo cercando nell'universo un posto in cui possono andare le future popolazioni. Quindi stiamo pensando a uscendo dal sistema Terra-Luna, stiamo pensando ad andare anche oltre, no? E lo vede come negativo questo, non perché secondo me lo consideri negativo in sé per sé, ma perché questo fatto ci allontana dal bisogno primario che è nostro, che è fondamentale, che è quello di pensare alla vita in quanto legata alla Terra e non così facilmente trasferibili in altri contesti. E qui io mi permetto di dire che in realtà l'avventura dell'uomo nello spazio non ha quella, diciamo, quegli estremi, diciamo, che Mancuso sottolinea, ossia può essere anche interpretata così, come una fuga dalla Terra, ma io la vedo come una ricerca di esplorazioni diverse, un congiungersi con altri mondi, un desiderio, diciamo, assolvere a un desiderio che è intimo in noi, quello di conoscere la vita, di esplorare l'universo. E in questo io non lo considero assolutamente negativo, anche perché amo molto l'astronomia. Ma lui ci avverte, e con questo avvertimento c'è dietro tutta una tensione,
legata alla facilità con cui poi noi troviamo soluzioni approssimative proprio legate che facciamo legare alla scienza quando la scienza poi non lo fa così facilmente. Quindi, ritornando al discorso di prima, Mancuso dice, chi può essere responsabile, diciamo, del mantenimento della vita, una vita così fragile, una vita co che si è moltiplicata per milioni di anni e che gli uomini vivono invece da pochissimo tempo, ma che comunque contribuiscono a distruggere spesso, non a conservare. Oddio, questo Mancuso nel primo capitolo non lo dice, quindi aggiungo io come discorso. Chi può essere responsabile? E allora qui lui va a porsi su due direttive. Potremmo accettare quindi una organizzazione di un governo ipotetico che decide sulla vita della Terra, o aristocratico o democratico. E qui si dilunga in due forme, no? Spiega insomma queste due forme degli aristoi, dei migliori, quindi sulla Terra, o di quelli più numerosi. Quello che a me questo paragone, io intendo questo riferimento che fa Mancuso, lo intendo molto più profondo di quello che lui dice. Allora, è come se dicesse, noi ci fermiamo alla democrazia. Allora, noi consideriamo la democrazia come diciamo, la forma di governo più alta che siamo riusciti a concepire nel nostro sistema di vita, nella nostra società. Allora, se la democrazia deve essere una democrazia che decide la vita, insomma, che decide, che sceglie il meglio perché sia mantenuta la vita sulla terra, questa democrazia può essere affidata solo alle piante che sono legate alla terra in un modo particolare e che producono il benessere della vita e non lo danneggio. E su questo io do anche ragione. Ma io credo che quello che Mancuso fa indirettamente, quello che ci avvisa, perlomeno quello che io colgo, è che non sta bene né la democrazia né l'aristocrazia. Ossia, l'uomo dovrebbe trovare un nuovo sistema di vita, un nuovo sistema di governo del mondo per la conservazione della vita, e questa finalità, secondo me, la potrebbe trovare attraverso la ricerca di una collaborazione, di un patto tra gli esseri viventi. Cioè, l'uomo ha bisogno di fare un passo indietro rispetto a questo, con umiltà di dire, noi non siamo all'interno di un sistema vita che possiamo anche distruggere, ma se lo vogliamo conservare perché vogliamo vivere anche noi, dobbiamo scendere a patto con gli altri sistemi di vita della Terra. E io credo che il futuro per salvare il pianeta sia questo. Credo che il governo delle alleanze per la vita sia il governo possibile del futuro, e che questo governo a quel punto può essere anche affidato agli uomini. Non solo, ma credo che l'educazione debba partire da questo principio, perché o l'educazione ha come obiettivo prioritario quello di rendere possibile, migliore la vita, o non è educazione, o è qualche cos'altro. Io quando intendo la vita nell'educazione, intendo sia la vita di chi si educa, sia la vita di chi educa, sia la vita del sistema scuola, ma sia soprattutto la vita della vita. Sì. L'educazione ha questo scopo. E il primo scopo è proprio la conservazione e il miglioramento
di quelle che sono le condizioni della vita. Ecco che secondo me quindi tutto il discorso di Mancuso è una grande metafora rispetto a quello che noi dovremmo fare, e noi principalmente come educatori, come persone che comprendono anche dove ci sono gli errori dell'educazione. E la metafora che lui usa, quella metafora bellissima della bolla di filtraggio, è una metafora che... Bruno, dimmi quando mi devo fermare, alza la mano che io mi fermo. La bolla di filtraggio è bellissima, quella metafora, perché noi tutti siamo dentro la bolla di filtraggio. Però essere consapevoli fa piacere, nel senso, io sono dentro una bolla di filtraggio della sinistra, che vede la sinistra in un certo modo, che vede... io dichiarare questo dentro di me significa anche essere aperti a buttare giù la mia bolla, a farla scoppiare nel momento in cui impedisce a me di creare delle coordinazioni di comportamento con esseri viventi che la pensano diversamente. Perché il sistema, diciamo, vita, per stare in piedi, non ha bisogno di una bolla di filtraggio unica, diciamo, che vede soltanto in una direzione, ma che ne comprende di più, ha bisogno di creare alleanze tra gli esseri umani, ha bisogno di ragionare attorno al senso di quello che stiamo facendo e creare stimoli rispetto a questo. Io ho fatto un collegamento con un ottimo, diciamo, intervento di David Foster Wallace, che l'ha fatto sul tema intitolato Cos'è l'acqua, no? Com'è l'acqua, cos'è l'acqua? Il titolo non mi ricordo, ma credo che sia proprio Cos'è l'acqua. E lui fa questo bellissimo discorso, lo scrittore Wallace lo fa all'apertura, alla consegna dei diplomi in uno dei più prestigiosi college americani. E lui inizia con questa storiella dei pesci, due pesci che stanno navigando, insomma, nell'acqua, incontrano un vecchio pesce che dice: ciao ragazzi, come va? Com'è l'acqua lì? E loro guardano un po' interdetti, poi quando il pesce si allontana uno di loro fa: ma cos'è l'acqua? Allora sono immersi nell'acqua e non lo sanno. E tutto il discorso, non lo sanno perché non si sono mai posti il problema di che cos'è l'acqua. Come noi quando respiriamo non ci poniamo il problema di che stiamo consumando ossigeno. Cioè è la banalità, no? È la banalità di una realtà che magari escludiamo nel momento in cui non la vediamo davanti, balzare davanti come la vera realtà. Allora Wallace nel suo discorso bellissimo dice: io non parto da questo, da questa metafora, da questa storiella per dire guardate che qui c'è l'acqua. No, il problema centrale è che cos'è la conoscenza, dice Wallace. Voi state uscendo da uno dei colleghi più prestigiosi, avete un diploma di laurea favoloso e voi magari vi comporterete come tanti, no? Con la vostra macchina, la vostra cosa, il vostro lavoro, il vostro prestigio, no? Essere... Ecco, questa è la bolla, no? Allora lui dice, e magari voi invece più di altri vi dovete porre che cos'è la conoscenza. E quando vedete una persona che magari vi fa anche aspettare, che siete in fila e racconta delle banalità ed è vestito male e voi siete invece eleganti, vestiti bene, ricchi, voi dovete incominciare a aprire gli occhi e dire: quella è l'acqua, quella è l'acqua. Come quando dentro alla scuola noi vediamo ragazzi che faticano ad apprendere e li classifichiamo e diciamo che quello è un DSA, che quello è un BES, che quello è, e noi stiamo
commettendo il più grave errore, ma di mancanza di salvaguardia della vita, incominciando anche dagli esseri umani. Questa è l'acqua, questa è la nostra conoscenza. Ma per ritornare a Mancuso, questo è il nostro principio. Se l'acqua è la vita, questa è l'acqua nostra. Il pensare continuamente a mantenere la vita e mantenere la vita sulla terra, qualunque siano le esplorazioni che vorremmo fare, che mi auguro faranno nel futuro. Basta, sono andato troppo avanti, Bruno. Si sente? Non sento più? Non sento, Bruno, non ti sento, non sento niente? Io Bruno, sento, attivo il microfono. Ok, sono stata confusionaria? No, no, è che non avevo attivato il microfono. Allora, okay. No, no, è andata benissimo. Mi hai mandato una relazione molto più particolareggiata, ma va benissimo così. Ah, perché dovevo riprendere anche il sunto, tu dici, di tutto. Ma no. Quella magari ve la mando dopo, sì, la okay, relazione. Okay. Va bene, sì. Va bene. Allora, apriamo il dibattito su quanto ha detto, sul primo capitolo, poi vi mando la relazione di Gabriella, che ha fatto una relazione molto dettagliata sul primo capitolo. Poi interverrò io sul terzo capitolo. Intanto sto raccogliendo anche le bibliografie di tutti e quando sono pronte le mandiamo a tutti. Prego, chi interviene? Scusa, volevo solo chiederti, ma bisognava mandare una relazione? Io non avevo capito. Non no, ma Gabriella okay. L'ha fatta, quindi... No, crea un precedente terribile. Tu ti sei di colpa, tutti. Perché non sapevo se potevo essere presente. E allora mi sembrava una defezione che non era saggia, insomma. E quindi ho detto, hai capito? Sì. Ma l'ho fatta anche perché... per avere la visione poi di quello che dovevo dire, insomma, che volevo dire, certo. Che poi magari non l'ho detto perché Bruno mi conferma che ne dovevo dire. Nella relazione c'era una marea di cose che qui le vedrete con calma poi. Allora, chi interviene nel dibattito? Corrado, prego. Microfono. Mi sentite? Sì, benissimo. Va bene. Sarò flash. Condivido personalmente moltissimo l'interpretazione che ha dato Gabriella del libro di Mancuso come grande metafora vegetale. E mi riallaccio appunto su questa linea a un concetto che ha espresso Gabriella nella sua sia pur stringata ma densissima introduzione. Che ha fatto a voce. Poi sono interessato a leggere il testo che Bruno ci manderà su. Gabriella parla di un patto della vita sul pianeta, un patto della vita tra gli uomini e gli altri esseri viventi. Attenzione! Concependolo in questo senso, come un testo metaforico, poetico direi addirittura, quello di Mancuso, poetico e profetico, sì. Direi che forse più che la nazione delle piante avrebbe dovuto dire la lezione delle piante. Cioè, che cosa le piante insegnano a noi esseri umani? Noi esseri umani dobbiamo vivere in relazione e cogliere le relazioni con gli elementi, con tutti gli elementi della natura. E dobbiamo costruire, per poter vivere virtuosamente, continuare a vivere anche noi come specie su questo pianeta, perché Mancuso ce lo ricorda, non è pacifico questo, dobbiamo costruire un patto, dice Gabriella, con gli altri esseri viventi. Però aggiungo una cosa e chiudo. Gli unici
esseri viventi su questo pianeta che possono formalmente costruire un patto con gli altri esseri viventi, guarda caso siamo solo noi esseri umani. Esatto. Perché tutti quanti gli esseri viventi, e non è assolutamente mia intenzione svalutare l'importanza e il valore di tutte le altre forme di vita presenti sulla Terra, che Mancuso continuamente ci richiama nel suo libro e richiama l'attenzione, però non hanno gli strumenti logici e discorsivi, non hanno il linguaggio che è proprio dell'uomo. E quindi noi che abbiamo questo privilegio, oltre a tutti i difetti che abbiamo, che Mancuso ce li elenca tutti i difetti che ha l'uomo, però abbiamo questo privilegio del linguaggio e della razionalità, e siamo soltanto noi che siamo in grado di formalizzare, di costruire questo patto. Questo è il compito, credo, se ho bene inteso, a cui Mancuso destina l'umanità. E questo patto l'umanità dovrebbe costruirlo imparando la lezione delle piante. Certo. Però, ribadisco, è solo l'uomo su questo pianeta che può costruire questo patto, che può quantomeno formalizzarlo. Gli altri esseri viventi costruiscono tra di loro, anche tra varie specie, come abbiamo visto anche nelle discussioni precedenti, delle alleanze, delle simbiosi, dei modi di vivere virtuosi. Però non sono in grado di esprimerli in modo formalizzato. Non sono in grado di tradurli in un linguaggio. Noi uomini abbiamo questa possibilità e, guarda caso, invece di sfruttarla per appunto formalizzare questo patto, sembra che facciamo di tutto per distruggere invece la natura. Basta, mi fermo, ma credo che sia questa un po' l'essenza che ho colto della relazione di Gabriella, e anch'io interpreto il libro di Mancuso come una grande metafora vegetale. Sono perfettamente d'accordo su questo. Grazie. Mi fermo. Grazie, Corrado. Chi interviene adesso? Il microfono. Okay. Ecco. Volevo dire, a proposito della bolla in cui noi tutti siamo, che il poeta e pensatore americano Gary Snyder ha detto: chi distrugge il mondo? Il ceto bianco ben istruito, la ceta media bianca che ha studiato, siamo noi che tendiamo a essere responsabili della situazione, e quindi sta a noi riparare questa situazione, e questo credo sia vero. Non sono sicurissima io che solo noi abbiamo logica e linguaggio. Questo io non sono sicura. Però più avanti vorrei portare un po' di esempi di quello che gli aborigeni australiani, che hanno 60.000 anni di conversazione con il loro luogo, quello che loro intendono per la legge. Per loro la legge esce dalla terra, e sono spaventate davanti all'idea della legge del bianco scritta su un pezzo di carta, che questa carta può volare via e poi bisogna riscriverlo. E loro ripetono all'infinito: la legge esce dalla terra, tutto esce dalla terra.
e evidentemente hanno colto la necessità di studiare la terra, di studiare le piante e gli animali e capire, sentono un obbligo morale di inserirsi in questa rete della vita, e quindi hanno una visione non antropocentrica della vita, e quindi non si sentono, io ho un po' paura, capisco quello che vuole dire Corrado, però io ho sempre un po' paura quando si dice l'uomo è l'unico essere che ha la possibilità di qua e là. Fino adesso non ci siamo dimostrati troppo bravi in questo, no? Io credo che se noi in Occidente vogliamo fare qualche passo, chi ci può dare delle ispirazioni per questo sono popoli indigeni, anche se loro si esprimono in maniera molto magari semplice e non molto sofisticata, diciamo, o complesso, spesso hanno una visione di come porsi davanti a questa rete della vita, che noi magari possiamo ascoltare. Questo volevo dire. Volevo anche dire, quando guardiamo le fotografie che adesso riceviamo da Marte, possiamo ben vedere che cosa vuol dire un pianeta senza vita. Mamma mia, cioè questo sarebbe... Mamma mia, no? Cioè, rendiamoci conto cosa abbiamo qua. Mi sentite? Sì. Volevo solo precisare una cosa che ha precisato Etienne prima. Quando io dico che solo l'uomo ha la possibilità di formulare questo patto, intendiamoci, non intendo esclusivamente l'uomo bianco, l'uomo occidentale, l'uomo che diciamo appartiene al gruppo umano al quale apparteniamo noi, di fatto, insomma, dal punto di vista della società occidentale, eccetera. Ma intendo l'umanità nel suo complesso, e l'umanità nel suo complesso comprende proprio anche questi popoli nativi che forse, anzi sicuramente, prima e più di noi occidentali, eccetera, eccetera, hanno compreso questo patto e lo hanno istituito. Ci sono dei libri stupendi su questo, e tutto il lavoro degli antropologi ce lo insegna. Sì. E mi scuso per non essere stato preciso in questo senso, e ringrazio Etienne che ha precisato questa cosa. Noi dobbiamo reimparare da quelli che in modo sbagliato abbiamo definito o sono stati definiti i primitivi, i popoli di interesse etnografico. Hanno moltissime cose da insegnarci, però nei confronti anche di questi popoli che noi dobbiamo conoscere, apprendere e amare, non dobbiamo semplicemente porci in un atteggiamento di autofustigazione, in un atteggiamento di autocommiserazione e quindi votarci esclusivamente al loro sapere. Noi dobbiamo poter fondere il sapere di questi popoli con la capacità anche di tradurre quello che loro in concreto hanno fatto, di poterlo tradurre nel linguaggio che noi usiamo quotidianamente, abitualmente. Non so, mi riferisco ai libri di Chatwin, ad esempio, che ha saputo tradurre i canti degli aborigeni australiani portandoli alla conoscenza, alla comprensione di persone che non hanno vissuto lo stesso il diretto contatto con la natura come l'hanno vissuto loro. E così, insomma, quindi
molto dipende poi da questo, da questa distinzione tra la cultura e la natura che noi facciamo e che questi popoli non fanno. Non c'è questa distinzione tra la cultura di qua e la natura di là. Ed è questo che costituisce un nostro limite e è questa barriera tra natura e cultura che noi dobbiamo superare con la nostra capacità logica e recuperando il pensiero, e il pensiero che è diverso da quello a cui noi siamo abituati, ma un pensiero virtuoso dei popoli che hanno vissuto più a stretto e diretto contatto con la natura. Tra l'altro ci siamo vissuti anche noi, ma molti, molti, molti anni fa abbiamo costruito tutta una serie di sovrastrutture che adesso ci stanno schiacciando e ci stanno dominando. Capire. Sì, sì. Bene, grazie Corrado. Chi interviene adesso? Se non ci sono altri interventi, passo alla seconda relazione, passiamo, visto che molti